nuovamente collegati con il palatenda di Piombino. Sta per riprendere il gioco dopo l'intervallo lungo. Basket Golfo Piombino avanti di 2 punti sulla capolista CFG Livorno. 33-31 il parziale per gli uomini di coach Padovano. Primi 2 quarti di opposta matrice, primo quarto a favore di Livorno, 12-19 il parziale con il quale si era chiusa la prima frazione di gioco. Ribaltato il punteggio nel secondo quarto, 21-12 il parziale per gli uomini di coach Padovano, che quindi guidano il match con 2 punti di vantaggio. 33-31 ripetiamo il parziale con il quale si riaprirà il gioco all'inizio del terzo quarto. Scende ancora la percentuale di realizzazione dal campo di Livorno, 12 su 30 per gli uomini di coach 15, 40% totale. Sale al 32% la percentuale di realizzazione dei gialloblu piombinesi, 12 su 37 dal campo. Migliore la percentuale nel tiro da 3 punti per i padroni di casa, 5 su 12 il complessivo pari al 42%, 3 su 10 per Livorno. Deficitaria la prestazione dalla linea per Piombino, 4 su 11 dalla linea del tiro libero, 36% per gli uomini coach Padovano, 4 su 5 per Livorno, pari all'80%. Decisamente in vantaggio nella lotta ai rimbalzi Piombino, 24-17. I 7 tiri in più presi dagli uomini coach Padovano sono frutto del buon lavoro a rimbalzo di attacco. Sono infatti 11 i rimbalzi totali in attacco conquistati da padroni di casa contro i 4 conquistati dagli ospiti. È ripartito il gioco nel terzo quarto. Lo scarico di Alessio Iardella per il 3 punti di Camillo Bianchi. A rimbalzo il fallo di Jacopo Pozzi, che compone il quintetto messo in campo da coach Padovano insieme a Giuliano Biancani, Alessio Iardella, Camillo Bianchi e Luca Marmugi. Liberati a gestire il primo possesso del terzo quarto per Livorno, fronteggiato da Alessio Iardella. Errato controllo di palla dell'ex giocatore piombinese, reduce dalla stagione scorsa passata a Torino. Ha ritrovato a Livorno la categoria con ottime percentuali di realizzazione, soprattutto nel tiro da 3 punti. Ancora un fallo in attacco fischiato a Luca Marmugi. È diventata una consuetudine il fischio contro il centro piombinese. Molti dei falli fischiati al numero 20 gialloblu in questo campionato sono relativi a contatti in attacco, probabilmente troppa energia nel portare i blocchi, propensi a liberare i propri uomini in attacco. Rimessa laterale per Livorno, punteggio ancora fissato sul 33-31. Non ci sono state realizzazioni in questo terzo quarto. Rischia la seconda palla persa consecutiva Liberati. Guadagna comunque la rimessa laterale Livorno, 17 secondi sul cronometro dei 24. Venucci a rimettere, Liberati pronto a ricevere il blocco. Si apre invece per ricevere Malfatti. La penetrazione di Venucci bloccata ancora falosamente dalla difesa gialloblu. Colpevole del fallo è il numero 8 piombinese Giuliano Biancani. 53 secondi di gioco nel corso del terzo quarto. Piombino è già aggravata di 3 falli di squadra e subisce ancora l'attacco di Livorno. Venucci esce ad aiutare forte Luca Marmugi. Fuori ritmo Liberati a prendersi il tiro da 3 punti che non trova il fondo della retina. Rimbalzo contestato, possesso per Piombino. Giuliano Biancani a gestire in tranquillità l'attacco per Piombino, a sfruttare il blocco di Luca Marmugi che poi si apre fuori dalla linea da 3 punti per ricevere. Gioca uno contro uno portandosi su post medio. Il tiro in allontanamento del numero 20 gialloblu non trova il fondo della retina. Non si sbloccano i 2 attacchi nel corso di questo terzo quarto.
punteggio che rimane fissato sul 33-31 per Piombino. Prova Venucci con la penetrazione laterale, tiro corto anche per il mancino livornese. Giuliano Biancani a spingere la transizione, l'apertura in angolo per Jacopo Pozzi. Prende ancora una buona posizione difensiva dall'alto della sua esperienza Mario Gigena, costringe al fallo in attacco Giuliano Biancani. Terzo fallo per lui, quarto di squadra per gli uomini di Coach Padovano, che presenta le proprie rimostranze alla coppia arbitrale. 1 minuto e 49 secondi trascorsi dall'inizio del terzo quarto. Piombino ha già raggiunto il bonus di squadra. Opportunità per Livorno di usufruire di questa situazione favorevole praticamente per 8 minuti in questo terzo decisivo quarto. Liberati in penetrazione, va fino in fondo l'appoggio mancino del numero 5 livornese ad aprire le segnature in questo terzo quarto, a riportare in parità l'incontro. Jacopo Pozzi a servire Luca Marmugi, che non esita a prendere il 3 punti che porta a 36 Piombino, più 3 per gli uomini di Coach Padovano. 7 minuti e 35 secondi allo scadere del terzo quarto. Liberati fronteggiato da Alessio Iardella, costretto a raccogliere il palleggio, riesce a servire Mattia Venucci fronteggiato da Giuliano Biancani, Malfatti a portare il blocco, si apre per il tiro da 3 punti che fissa nuovamente la parità sul tabellone del Palatenda. Artioli, palla persa in attacco per Piombino, la transizione ancora di Livorno, lo scarico di Liberati per Malfatti, che da sotto in reverse va a siglare il nuovo sorpasso per Livorno. Fallo alla difesa livornese, il primo fallo del quarto rilevato dalla coppia arbitrale. Rimessa laterale per Piombino, sono 14 secondi che rimangono allo scadere dell'azione di attacco per i gialloblu piombinesi. Giuliano Biancani a ricevere il passaggio di ritorno di Camillo Bianchi, che era uscito a ricevere l'uno contro uno, ricezione profonda di Luca Marmugi. Resettato il cronometro che determina il tempo utile per l'azione di attacco piombinese, 14 secondi a disposizione quando Luca Marmugi scarica Giuliano Biancani. Alessio Iardella fa saltare Liberati, poi perde la maniglia, palla persa per il numero 4 gialloblu. Il ribaltamento sul lato debole di Liberati per la bomba presa da Mattia Venucci, l'errore del numero 11 livornese, il rimbalzo di Luca Marmugi che riceve il pallone da Alessio Iardella, non esita a penetrare, perde palla il lungo piombinese, palla recuperata da Gigena, Mattia Venucci a gestire ancora l'attacco, l'importante attacco per Livorno. Non rientra con la sufficiente energia la difesa piombinese, la punisce con il piazzato da 3 punti Mario Gigena, costruisce un mini break a favore di Livorno, 4-1-3-6 per gli ospiti livornesi. 10 punti realizzati da Livorno in questi primi 4 minuti e 5 secondi del terzo quarto. Sono solo 3 i punti realizzati da Basket Golfo Piombino in analogo periodo. Questo determina il nuovo sorpasso per Livorno, 4-1-3-6 ripetiamo sul tabellone del Palatenda. Punteggi individuali, Jacopo Pozzi è fermo a 3 punti, 25% dal campo per lui, 1 su 4 totale, 2 punti realizzati da Camillo Bianchi, 7 da Luca Marmugi. Roberto Maggio fermo a 0 punti, 3 punti di Andrew Gabellieri nei 6 minuti e 16 secondi in cui è stato sul parquet, 6 punti per Alessio Iardella, 5 per il capitano Giacomo Guerrieri, 2 per Giuliano Biancani, 8 per Marco Franceschini. Dall'altra parte 5 punti liberati, 7 di Persico e Venucci,
13 di Cigena, 9 di Artioli. 4-1-3-6, ripetiamo il punteggio con il quale riprende il gioco a 5 minuti e 46 secondi dallo scadere del terzo quarto di gioco. Ricezione spalla canestro di Jacopo Fozzi, viene stoppato il tiro del numero 7 giallo-blu, perde palla nella transizione successiva Mattia Venucci. Buona opportunità sprecata da Livorno per incrementare ulteriormente il vantaggio accumulato. Ossigeno per Piombino, che si trova costretta ad inseguire nuovamente nel punteggio, così come aveva fatto nel corso del secondo quarto. Ancora un errore da tre punti per Luca Marmugi, che chiede alla coppia arbitrale un contatto sulla mano al momento della conclusione pesante. Non sono di questo avviso signori in grigio nero. Dall'altra parte invece individuato un fallo della difesa giallo-blu. Ripetiamo, Piombino ha raggiunto abbondantemente il limite dei 4 falli di squadra consentiti per quarto. Livorno ha opportunità a cronometro fermo per incrementare il vantaggio, con il quale guida 5 minuti e 9 secondi dalla fine del terzo quarto. Questo importantissimo match per la parte alta della classifica del girone A del campionato di Serie B. Errore dalla lunetta per Artioli. Fa 1-2 e regala Livorno il più 6, 4-2-3-6. Quando stiamo entrando nella seconda metà di questa terza frazione, Giuliano Biancani, fronteggiato da Venucci, prova a batterlo, riesce nell'intento, si appoggia al tabellone, realizza due importanti punti che riportano Basket Golfo Piombino a meno 4 da Livorno. Sale l'incitamento del pubblico giallo-blu. Artioli in allontanamento il capitano Mario Cigena in allontanamento a mettere il morbido dei punti del nuovo più 6 Livorno. Esce ad aiutare Persico sul palleggio di Giuliano Biancani. La sospensione di Alessio Iardella, palla rifiutata dal ferro, Camillo Bianchi lotta, rimbalzo in attacco, prova a far carambolare la palla sulle gambe dell'avversario, è sfortunato perché la palla tocca le proprie di gambe prima che questa esca dal campo. Rimessa dal fondo per Livorno. Fa circolare senza palleggio la palla all'attacco livornese. Camillo Bianchi recupera il pallone perso da Gigena. Ancora lanciatissimo Giuliano Biancani. La stoppata del numero 16 Artioli, che va ad urlare in faccia al numero 8 giallo-blu la soddisfazione per questa buonissima azione difensiva. Coach Quilici richiama in panchina Davide Liberati, Sollitto a prendere il suo posto in quintetto. Rimessa dal fondo per Piombino, 18 secondi che rimangono all'attacco giallo-blu per concludere l'azione, 3 minuti e 53 secondi alla fine del terzo quarto. Un terzo quarto fino a questo momento favorevole a Livorno, che ha piazzato un parziale di 13-5. Diventa 13-8 per la conclusione dall'arco di Giuliano Biancani, che riporta ad un possesso di distanza Basket Golfo Piombino, che si chiude in difesa a zona, recupera la palla, ancora Giuliano Biancani. A trovare la palla rubata. Cresce ancora l'intensità degli scontri, del livello agonistico. Giuliano Biancani ha raccolto il fallo della difesa giallo-blu, della difesa ospite, scusate.
Ancora polemiche, costretto Camillo Bianchi a calmare il proprio compagno di squadra. Sicuramente il momento meno adatto per perdere il controllo dei nervi. Piombino in recupero, Giuliano Biancani reduce dalla realizzazione dall'arco per il meno 3 Piombino. Evidentemente abbiamo avuto una lettura sbagliata della situazione maturata sotto il canestro livornese. Il fallo era di Giuliano Biancani, quarto fallo personale per lui. Ci rimangiamo quanto appena sostenuto. E Giuliano Biancani in lunetta manda a bersaglio il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Evidentemente una situazione di fallo antisportivo per la difesa livornese. 2-2 per Giuliano Biancani, che riporta Basket Golfo a meno 1. Cancelliamo tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Dall'altra parte si presenta Mattia Venucci, che fallisce il primo dei tiri liberi a propria disposizione. 3 minuti e 26. Perdonateci la non corretta interpretazione della situazione maturata sotto il canestro livornese. Tra i fischi del pubblico piombinese non trema la mano di Mattia Venucci. Da questa situazione usciamo con Livorno avanti 2 punti. È in possesso della rimessa laterale che gestisce Mario Gigena, affidandosi a Sollitto in cabina di regia. Roberto Maggio sul cubo dei cambi, pronto probabilmente ad entrare in campo al posto di Giuliano Biancani, gravato di 4 falli. Da casa sua Mattia Venucci. Ancora confusione sotto il canestro giallo-blu. Camillo Bianchi a strappare il rimbalzo difensivo, a subire il fallo di Artioli. Decisamente un momento difficile da gestire per la coppia arbitrale. I contatti aumentano di intensità. Giuliano Biancani torna a sedersi in panchina. Roberto Maggio in quintetto per coach Padovano insieme ad Andrew Gabellieri, Luca Marmugi, Camillo Bianchi ed Alessio Iardella. Il punteggio è fissato sul 4-5-4-3 a favore di Livorno. Piombina nelle mani il pallone del potenziale pareggio. Roberto Maggio in penetrazione, rischia di perdere il controllo della palla. Lo scarico per Luca Marmugi, difficile la ricezione per il numero 20 giallo-blu, che nonostante il tuffo sul parquet non riesce a controllare il pallone scaricato dal proprio play. Rimessa laterale, nuovo possesso per gli uomini di coach Quilici. Torna in campo con il numero 13 Lucarelli, protagonista nel corso del secondo quarto di un acceso scontro con l'altro numero 13 dell'incontro, Camillo Bianchi. Sollitto in regia, sale a portare il blocco persico, non lo sfrutta il numero 10 ospite. Palla per Liberati, ricezione di Lucarelli, che non esita a prendere il piazzato alla linea del tiro libero. Rimbalzo della difesa giallo-blu, arresta il palleggio Alessio Iardella, che riceve il consegnato di Luca Marmugi. La circolazione di palla per Piombino, alza la parabola Andrew Gabellieri dopo l'entrata lungo la linea di fondo.
solo rete per il numero 33 gialloblu, quinto punto per lui. Nuova parità fissata a 45. Ancora la zona 3-2 molto adattata da affrontare per l'attacco livornese. Esce forte Andrea Gabellieri per non concedere tiro facile a Liberati. Persico a scaricare per Sollitto. Luca Marmugi costringe Lucarelli a calpestare la linea laterale nel tentativo di penetrare lungo la linea di fondo. Ancora una palla persa per Livorno. Buona la difesa messa in campo in questa azione dagli uomini di Calcio Padovano. 1 minuto e 39 secondi alla fine di un combattutissimo terzo quarto. Andrea Gabellieri non esita ancora a tentare l'uno contro uno con Lucarelli. Raccoglie il fallo del numero 13 ospite, terzo fallo per lui, quarto fallo di squadra per CFG Livorno. Anche i labronici raggiungono il bonus dei falli di squadra commessi. Rimessa laterale con 14 secondi a disposizione per l'azione di attacco per Basket Golfo Piombino. Difficoltà nella ricezione. Roberto Maggio sceglie saggiamente di far calambolare il pallone sul corpo del l'avversario che contrastava la propria rimessa. Nuova rimessa laterale per Piombino. Non si è mosso il cronometro dei 24. Nuova rimessa per Maggio. Alessio Iardella a portare il blocco per Camillo Bianchi che esce a ricevere. Lontanissimo dal canestro Luca Marmugi. Andrea Gabellieri in ritmo a cercare la bomba del sorpasso gialloblu. Errore per il numero 33 piombinese. Liberati a servire Lucarelli. Ricezione profonda di Persi con la stoppata di Luca Marmugi. Non riesce a controllare il rimbalzo in attacco il lungo livornese. Rimessa dalla linea di fondo per Piombino. Luca Marmugi a rifiatare in panchina. Marco Franceschini a prendere il posto di numero 5 nel quintetto di Coach Padovano. Alessio Iardella a ricevere da Andrea Gabellieri il pallone da gestire per gli ultimi 65 secondi di gioco di questo terzo quarto. Roberto Maggio in penetrazione, lo scarico per Andrea Gabellieri che dall'angolo mette a segno la bomba del più 3 Piombino. 4-8-4-5 per gli uomini in canotta gialloblu. Attacco importante per Livorno per chiudere in scia questo terzo quarto. Da lontanissimo Liberati a cercare la bomba del pareggio. Nell'azione a rimbalzo susseguente l'errore di Liberati, la coppia arbitrale individua un fallo. Di Lucarelli, quarto fallo per il numero 13 di Livorno. Possibilità in lunetta per Camillo Bianchi per rompere la serie di 4 errori consecutivi dalla linea del tiro libero. E regalare a Piombino quello che potrebbe essere massimo vantaggio dell'incontro. Fallisce ancora Camillo Bianchi dalla lunetta. 0 su 5 per lui dalla linea del tiro libero. 30 secondi e 4 decimi alla fine del terzo quarto. Interrompe la serie di errori Camillo Bianchi. 4-9-4-5 più 4 Basket Golfo Piombino. Mattia Venucci costretto a raccogliere il palleggio. Il ribaltamento fino a raggiungere Mario Gigena che si costretto a raccogliere il palleggio. Lo scarico nell'angolo per il tiro da 3 punti di Liberati che va a bersaglio. 4-9-4-8, un punto di vantaggio per Piombino. Un secondo alla fine del quarto. Tenta il tiro della disperazione Roberto Maggio, probabilmente non erano riusciti a leggere quanto mancasse alla fine del quarto gli uomini di Coach Padovano. Conclusione affrettata di Roberto Maggio, terzo quarto che si chiude sostanziale equilibrio.
49-48 per Basket Golfo Piombino, frutto dei tre punti realizzati da Jacopo Pozzi, due da Camillo Bianchi, tre scusate i punti realizzati a Camillo Bianchi dopo l'ultima realizzazione dalla linea di tiro libero, 7 di Luca Marmugi, 8 di Andrew Gabellieri, 3 su 6 per lui dal campo, 2 su 5, 2 su 3 nelle conclusioni pesanti, 6 punti realizzati da Alessio Iardella, 5 dal capitano Giacomo Guerrieri, 9 da Giuliano Biancani, 8 da Marco Danfranceschini per Basket Golfo Piombino. Dall'altra parte 8 i punti di Liberati, autore della bomba in chiusura di terzo quarto che ha riportato in scia CFG Livorno, 7 i punti realizzati da Persico, 8 quelli realizzati da Venucci, 15 quelli realizzati dal capitano Mario Gigena, 10 da Artioli. Nessun contributo dalla panchina per Coach Quilici, sono solosamente 5 gli uomini che hanno scritto il proprio nome a referto per la capolista livornese. Come era facilmente prevedibile, match equilibrato, combattuto dagli alti toni agonistici, viaggia sul filo dell'equilibrio. Secondo quarto con il parziale di 17-16 a favore di CFG Livorno, all'intervallo lungo Piombino avanti di 2 sul 33-31. La regola del possesso alternato ci introduce all'ultimo decisivo quarto dell'incontro con il possesso a favore di Livorno, si occupa della rimessa Liberati, palla nelle mani del play ospite Mattia Venucci, primo attacco per Livorno, ricezione a centrale, lo scarico per Liberati che conferma le sue doti di bomber, mette a segno la seconda bomba consecutiva, regala il nuovo sorpasso a Livorno, 5-1-4-9 per gli uomini di Coach Quilici. Marco Franceschini a cercare il consegnato per Andrew Gabellieri, il gioco a due con Marco Franceschini, raccoglie il palleggio, lo scarico per Andrew Gabellieri, il ritmo, il tiro da tre punti del numero 33 giallo-blu, non riesce a rispondere alla conclusione pesante messa a segno precedentemente da Liberati, prova ancora dalla distanza Venucci, si lotta a rimbalzo, la palla è per Piombino, cambio chiesto da Coach Padovano, si accomoda in panchina Camillo Bianchi, prende posto in quintetto Jacopo Pozzi che fino a questo momento non è riuscito ad incidere sul match, 1 su 5 dal campo per il numero 7 giallo-blu, 3 punti realizzati, 1 su 4 nei tentativi pesanti, nessun rimbalzo conquistato, riceve lontano da canestro, lo scarico ancora per Gabellieri, palleggia, resta e tiro del numero 33 giallo-blu, con energia rimbalzo il capitano giallo-blu Giacomo Guerrieri. Fallo alla difesa livornese, prima infrazione del quarto per gli ospiti, rimesso dal fondo per Basket Golfo, 14 secondi alla conclusione dell'azione, in angolo a ricevere Giacomo Guerrieri, Roberto Maggio a sfruttare il blocco di Marco Franceschini, ancora uno scarico per Gabellieri, extra pass per Jacopo Pozzi, la penetrazione del numero 7 giallo-blu. Trova il contatto con la difesa schierata di Coach Quilici. La deviazione regala a Piombino la rimessa laterale, ma con due soli secondi utili per effettuare la conclusione. La rimessa di Roberto Maggio. Vediamo quale soluzione avrà scelto Coach Padovano. Il tiro di Giacomo Guerrieri si spenge sul secondo ferro. La segnalazione della coppia arbitrale indica la rimessa a favore di Livorno, Liberati a gestire il possesso, Liberati, Persico, Venucci, Artioli e Granchi a comporre il quintetto con il quale ha aperto il quarto Coach Quilici.
il fallo ancora attribuito alla difesa piombinese. Primo fallo del quarto per gli uomini di Coach Padovano. Colpevole del fallo Jacopo Pozzi, quarto fallo per lui in questo match. Richiamo in panchina Andrew Gabellieri, Coach Padovano. Torna sul parquet Alessio Iardella. Rimessa dal fondo per Livorno. In allontanamento a ricevere Liberati. Venucci ancora dalla linea dei 6,75. Mette la bomba del più 5 Livorno. 5-4-4-9. In apertura di quarto le bombe di Liberati e Venucci a costruire il vantaggio per Livorno. Non controlla il piede perno Marco Franceschini nella ricezione a centro area, commette infrazione di passi. Palla persa per Piombino, 7 minuti e 57 secondi allo scadere del match. Il parziale di 6-0 con il quale Livorno ha aperto il quarto regala alla capolista il vantaggio di più 5 sul 5-4-4-9. Difficoltà per l'attacco piombinese. Continua il festival delle bombe per CFC Livorno. Partecipa anche il neo entrato numero 9 Granchi. 5-7-4-9, più 8 Livorno. Padovano costretto a chiedere time out. 9-0 il parziale con il quale Livorno, ripetiamo, ha aperto questo quarto e decisivo quarto del match. Ha costruito un vantaggio assolutamente ragguardevole. 5-7-4-9, ripetiamo, sul tabellone della tavola tenda. Il pubblico piombinese ammutolito dalla serie delle tre bombe consecutive messe a segno dagli ospiti cerca di far sentire la propria vicinanza agli uomini in giallo-blu. Feriti, ripetiamo, in apertura di quarto dalla repentina serie di conclusioni pesanti messe a segno da Livorno. Solco non indifferente da riempire per Basket Golfo Piombino per rientrare in partita. Tira con il 43% complessivo da 3 punti Livorno, 9 su 21, 8 su 21 per Piombino, che riparte con il possesso in mano a Roberto Maggio. Alessio Iardella a cercare Jacopo Pozzi, esce a ricevere lontano dal canestro Marco Franceschini, palla nelle mani ancora di Roberto Maggio, costretto al palleggio Alessio Iardella, esce ad aiutare Perci con la palla in recezione profonda per Marco Franceschini, recupera dalla spazzatura il pallone Giacomo Guerrieri, parte in palleggio Mattia Venucci, prova a prendere la posizione difensiva Roberto Maggio. Non sono di questo avviso gli arbitri, puniscono il play giallo-blu con la quarta infrazione del suo match. Rimessa laterale per Livorno, 24 secondi, possesso pieno per Livorno che prova a costruire con questa azione un vantaggio a due cifre. 5-7-4-9, Persico in ricezione, lo scarico per Liberati. Ancora un fallo in difesa per Alessio Iardella. Terzo fallo di squadra per Piombino, sarà importante anche il raggiungimento o meno del bonus dei falli di squadra. Chiedono il contatto falloso dalla panchina giallo-blu. Marco Franceschini in aiuto ha preso il contatto di Mattia Venucci. Non sono di questo avviso i signori in Rigionero. Rimessa laterale per Livorno, 8 solo i secondi a disposizione per chiudere l'attacco. Ancora Marco Franceschini ad aiutare su Mattia Venucci. Il tiro allo scadere di Granchi risulta corto. Infrazione di piede fischiata a Persico, possesso pieno per Piombino.
6 minuti e 37 secondi allo scadere di questa vincente match. Dopo aver preso minuti di riposo in panchina, torna in campo il capitano livornese Cigena, autore fino a questo momento di 15 determinati punti nel fatturato livornese. Alessio Iardella costretto a raccogliere il palleggio, lo scarico per Roberto Maggio, batte Mattia Venucci, arresto e tiro del numero 22 piombinese, il rimbalzo in attacco di Marco Franceschini, contemporaneo fallo alla difesa livornese, Persico colpevole del fallo, lo richiama in panchina coach Quilici. Rimessa dal fondo per Piombino. Roberto Maggio a cercare la ricezione di Giacomo Guerrieri, che non esita a prendere direttamente dalla rimessa il due punti che riporta Piombino a meno 6. Veloce conclusione in attacco per gli uomini di coach Padovano. Canestro che riporta Piombino a meno 6. La ricezione a centro area viene interrotta fallosamente da Marco Franceschini. Sono due i tiri a disposizione dell'attacco livornese per costruire nuovamente il potenziale vantaggio di più 8. Torna a prendere la sua posizione in panchina il numero 9 Granchi, autore di una delle tre bombe con le quali Livorno ha costruito il parziale che fino a questo momento gli consente di condurre con 6 punti di vantaggio l'incontro. Non trema la mano di Malfatti dalla lunetta. Primo punto per lui nell'incontro. 2 su 2 per il numero 19 ospite. 5-9-5-1, più 8 per Livorno, 5 minuti e 50 secondi alla fine dell'incontro. È richiesta l'impresa a Piombino per recuperare questo match che sembra in questo momento aver preso tutta l'inerzia per Livorno. La rompe Camillo Bianchi con la bomba del meno 5, ridà fiato alle speranze gialloblu. Difesa individuale per coach Padovano, Liberati contrastato da Alessio Iardella, rischia di perdere il pallone, riesce comunque a recuperare il controllo dello stesso. Ancora un fallo per la difesa gialloblu, lascia l'incontro Roberto Maggio, quinto fallo per il play gialloblu. Che chiude la propria prestazione con 0 punti all'attivo, 0 su 3 al tiro, 4 rimbalzi totali, 3 assist, una palla persa e 2 palle recuperate. Gigena in lunetta con il primo tiro libero realizzato. 6-0-5-4 sul tabellone del Palatenda, 5 minuti e 16 al termine dell'incontro. Fa 2 su 2 il capitano ospite, regala nuovamente a Livorno un consistente più 7. Giuliano Biancani, Giacomo Guerrieri, Luca Marmugi, Camillo Bianchi ed Alessio Iardella, il quintetto proposto da coach Padovano nel tentativo di rimettere in discussione questo match. Alessio Iardella lo scarico per Camillo Bianchi, assist del numero 4 gialloblu, quinto punto consecutivo per il numero 13, divario nuovamente ridotto a 5 punti. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco dell'incontro, rischia di perdere palla in attacco Livorno, non perfetto il controllo di Malfatti. 5 secondi allo scadere, Gigena da lontanissimo si ferma sul primo ferro, la bomba del capitano livornese, ricoglie però il rimbalzo in attacco Sollitto, scippato Liberati del possesso da Giuliano Biancani, la transizione del numero 8 gialloblu,
il fallo sul tiro del numero 8, due tiri liberi a disposizione per Giuliano Biancani. Continuano le rotazioni di coach Quilici, torna in panchina Lucarelli, torna in panchina Liberati, tornano in campo Venucci e Artioli. E insieme a Sollitto, Gigena e Malfatti compongono il quintetto in questo momento proposto da coach Quilici. Realizza Giuliano Biancani due tiri liberi del meno 3 Piombino, 6-1-5-8, 4 minuti e 17. Recupera palla Giuliano Biancani, ruba palla a Sollitto che commette infrazione di piede nel tentativo di recuperare il possesso. Azione che stimola il tifo giallo-blu. Giuliano Biancani, come al solito guerriero, che si prende sulle spalle le responsabilità di gestire i momenti difficili della squadra. Due azioni fondamentali, prima il due tiri liberi realizzati, adesso la palla recuperata. Ora il palleggio di Alessio Iardella. La conclusione mancina del numero 4, giallo-blu, non va a bersaglio. La pressione ancora di Giuliano Biancani sul Sollitto. Venucci contrastato Alessio Iardella. Esce ad aiutare Camillo Bianchi. Venucci in penetrazione. Fallo spesso da Giacomo Guerrieri. Due tiri liberi per il mancino livornese. Primo fallo per il capitano gialloblu Giacomo Guerrieri. 3 minuti e 42 secondi alla sirena finale. Livorno avanti di 3, 6-1-5-8. Mattia Venucci con i due tiri liberi a disposizione. Manda a bersaglio il primo, 12° punto per il numero 11 livornese. 2 su 2 per lui. Nuovo più 5 Livorno. Palla nelle mani di Giuliano Biancani. Che non esita, prende il 3 punti che riporta Piombino ad un solo possesso. Non esita a mostrare al proprio pubblico la sua dote in attributi. Carica la tribuna piombinese. Dall'altra parte soluzione forzata di Gigena. Possesso Piombino, Giuliano Biancani ancora a sfidare Sollitto. Lo scarico per Camillo Bianchi, l'extra pass per Giacomo Guerrieri. La bomba del sorpasso piombinese del capitano. 180 secondi allo scadere di questo emozionante match. Piombino recupera, mette la freccia, sorpassa Basket CFG Livorno. Entra, ripetiamo, negli ultimi 3 minuti di gioco con il vantaggio di un solo punto, ma con la forza delle ultime azioni, recupero prepotente di Piombino quando sembrava che l'inerzia della partita fosse saldamente nelle mani di Livorno. L'energia di Giuliano Biancani ha dato la scossa. Piombino riesce a recuperare un divario di 6 punti, si porta avanti nel punteggio, mette pressione a Livorno che probabilmente era convinta di avere messo un'ipoteca non indifferente sulla nona vittoria consecutiva del proprio campionato. Si trova costretta a recuperare un solo punto. Il pubblico piombinese fa sentire il proprio sostegno. Giacomo Guerrieri a marcare i deliberati per impedirgli una comoda ricezione sulla rimessa di Venucci. A fronteggiare adesso lo stesso play livornese, gli concede il centro. Gran canestro del mancino livornese. Nuovo sorpasso Livorno, 6-5-6-4, 2 minuti e 40 secondi allo scadere di questo match. Ancora un fallo di Liberati nel tentativo di anticipare uno scatenato Giuliano Biancani. Raggiunge il limite di 4 falli di squadra anche CFG Livorno.
14 secondi sul cronometro di 24 per chiudere l'azione di attacco per Piombino. Giuliano Biancani a rimettere, Camillo Bianchi a ricevere in allontanamento dopo il blocco ricevuto da Giacomo Guerrieri. Ancora Giuliano Biancani a cercare di sfruttare il blocco di Luca Marmugi. La conclusione in sospensione di Giuliano Biancani non trova il fondo della retina. Possesso determinante, chiama lo schema maglia Venucci. Ancora un fallo alla difesa piombinese, in questo caso imputato del fallo Luca Marmugi. Terzo fallo per lui. Zona bonus, non è certamente un buon auspicio mandare in lunetta il numero 11 ospite, reduce dal 2 su 2 consecutivo pochi istanti fa. 5 su 6 per lui la percentuale totale dalla linea. Fallisce il primo tentativo Venucci, pronti a rimbalzo Marmugi, Bianchi e Biancani per Piombino. Non sbaglia la seconda conclusione dalla linea il numero 11 livornese. 6-6-6-4, un possesso di distanza fra le due squadre. 125 secondi allo scadere di questo avvincente match. Alessio Iardella a trovare lo scarico per Giacomo Guerrieri, stoppata da Artioli, la conclusione pesante del capitano gialloblu. Ancora palla nelle mani di Venucci, fronteggiato da Alessio Iardella, esce a ricevere Artioli, lo scarico per Persico, ancora Artioli chiuso nell'angolo, il tentativo di anticipo di Camillo Bianchi, lo scarico ancora per Artioli, trova il canestro appoggiandosi al tabellone il numero 16 ospite, trova il fallo anche della difesa gialloblu, costruisce una potenziale azione da tre punti susseguente al secondo fallo di Giacomo Guerrieri, costruisce un nuovo sensibile vantaggio per Livorno, 6-8-6-4 più 4, 1 minuto e 33 dalla fine. Controparziale di Livorno che ha reagito da grande squadra al più 1 costruito da Piombino, l'errore di Artioli dalla lunetta, il rimbalzo difensivo per Leoni Padovano. 90 secondi alla fine del match, Giuliano Biancani a prendere l'immediato tiro da tre punti che non va a bersaglio. 4 punti di vantaggio e possesso per Livorno che sembra tornato in possesso delle chiavi del match. Liberati a cercare Persico in ricezione profonda, il movimento spalla canestro del centro livornese, illegale il giro dorsale del numero 8, infrazione di passi. Livorno concede a Piombino ancora speranze di recupero in questo match. 65 secondi alla sirena finale, determinante possesso per Piombino per rimettersi in carreggiata, per Livorno per confermare un vantaggio che può essere decisivo. La serie dei tiri da tre punti per Piombino si chiude con la realizzazione dall'arco di Luca Marmugi, riporta a meno uno i propri colori. 6-8-6-7, 40 secondi allo scadere del match, Livorno entra con un punto di vantaggio, sfiora il recupero Andrew Gabellieri, rimessa laterale per Livorno, sono rimasti 11 secondi sul cronometro dei 24 a Livorno per gestire questo possesso determinante, assolutamente determinante, ripetiamo, la bomba messa a segno da Luca Marmugi per dare ancora a Piombino speranze in questo concitato e avvincente finale di match. Livorno, dopo essere stata sotto di uno dopo il recupero prepotente di Piombino, era riuscita a costruire nuovamente un importante vantaggio di 4 punti sul 68-64 dopo gli errori da 3 punti di Giuliano Biancani ed Andrew Gabellieri, il decisivo
tiro da tre punti messo a segno da Luca Marmugi, che ha restituito ossigeno a Piombino, che ha accentuato la pressione difensiva, ha rischiato il recupero Andrew Gabellieri, ma concede a Livorno solamente 11 secondi per concludere quella che a questo punto può essere considerata quasi l'azione decisiva del match. La rimessa laterale per Livorno. Gabellieri aiuta su Venucci per non farlo ricevere, si concede la ricezione a Persico, poi riesce a prendere possesso della palla Venucci, spara la bomba che non va a bersaglio, palla a due, la regola del possesso alternato premia Piombino. 27 secondi, due decimi alla scadere del match, possesso Piombino, CFG Livorno in vantaggio 6-8, 6-7. Finale in volata, quello che c'era ad aspettarsi da un match sulla carta così equilibrato. All'andata ricordiamo il successo di Livorno dopo un extra time. Giuliano Biancani ha in mano il pallone decisivo dell'incontro, Luca Marmugi in penetrazione, si appoggia al vetro, regala il più uno a Piombino, 6-9, 6-8 per i gialloblu, 12 secondi e 5 decimi allo scadere. Livorno avrà in mano il pallone decisivo dell'incontro, si è preso la responsabilità di andare a cercare il tiro decisivo Luca Marmugi, non ha esitato, uno contro uno, penetrazione forte a centro area, appoggio al tabellone del numero 20 gialloblu, gran protagonista ripetiamo anche nella vittoria di domenica scorsa a Siena, si appoggia al tabellone, regala il più uno a Piombino. CFG Livorno ha comunque nelle mani a 12 secondi e 5 decimi dalla sirena finale il pallone che può decidere le sorti di questo incontro. Ripetiamo, Livorno appaiato in classifica a 22 punti con Siena reduce dal KO sorprendente di ieri sera ad Empoli 58-56, la vittoria degli empolesi. Piombino fermo a 18 punti in classifica, sale l'urlo defense defense del pubblico del Palatenda. Rimessa laterale nelle mani di Artioli, serie di blocchi, palla nelle mani di Mattia Venucci marcato da Andrew Gabellieri, arriva l'aiuto di Luca Marmugi, perde palla Mattia Venucci, 5 secondi e 3 decimi allo scadere, possesso giallo-blu, errore decisivo nel controllo di Mattia Venucci, a nulla valgono le proteste del numero 11 livornese. La decisione è presa, rimessa laterale per Basket Golfo Piombino, time out, da una parte coach Padovano proverà ad organizzare la rimessa per Piombino, dall'altra coach Quilici sceglierà la tattica difensiva per questi ultimi 5 secondi e 3 decimi dell'incontro, sceglierà probabilmente di commettere fallo all'atto della ricezione per regalare a Piombino due tiri liberi ed avere poi la possibilità di effettuare l'ultimo tiro dell'incontro. Coach Padovano probabilmente metterà in campo quelli che sono a sua disposizione i migliori tiratori di tiri liberi. Pochi secondi ancora e sapremo come andrà a finire questo affascinante derby della costa tirrenica. Entriamo negli ultimi decisivi secondi del match con Basket Golfo Piombino avanti di un punto su Livorno, 6-9, 6-8 per gli uomini di coach Padovano, ma Camillo Bianchi prendersi la responsabilità della rimessa, Luca Marmugi, Andrew Gabellieri, Giuliano Biancani e Alessio Iardella a completare il quintetto di coach Padovano. Esce a ricevere Giuliano Biancani,
come previsto, sceglie di commettere fallo Livorno. Manda in lunetta Giuliano Biancani. Rimangono 4 secondi netti sul cronometro dell'incontro. Giuliano Biancani, che fino a questo momento ha realizzato 14 punti, è in lunetta. Non trema la mano del numero 8 giallo-blu. Più 2 Piombino, 7-0-6-8. Quindicesimo punto per Giuliano Biancani. 2 su 2 per il numero 8 giallo-blu. 4 secondi liberati a cercare la bomba da lontanissimo del pareggio per Livorno. Non va la conclusione del numero 5 livornese. Piombino conferma di essere l'ammazza grandi in questa fase del campionato. Dopo aver battuto Siena, batte anche l'altra capolista del girone A del campionato di Serie B. 7-1-6-8 il finale dal Palatenda. Raggiunge quota 20 in classifica, si porta a due sole distanze dalla coppia di capoliste Livorno e Siena. Comincia nel migliore dei modi quella che può essere una settimana decisiva per il proprio campionato. Mercoledì, altro impegno probante per gli uomini di coach Padovano in quel di Varese. Il trittico si chiuderà domenica prossima al Palatenda alle 18 contro Valsesia. Ribadendo il finale al Palatenda, Basket Golfo Piombino. Basket batte CFG Livorno 7-1-6-8. Vi diamo appuntamento ai prossimi incontri casalinghi del Basket Golfo Piombino. Ringraziandovi per l'attenzione, un saluto da Riccardo Quiriconi.